oh uh -huh. Un cordiale saluto a tutti, buon pomeriggio e benvenuti all'interno di Fix Time, all'interno della pagina Formazione Ideale per Tutti, il canale dedicato alla formazione professionale per trader. Allora, come già vedete qui a fianco a me abbiamo il piacere e l'onore di avere l'ospite della trasmissione, un analista finanziario, docente in materia economico-finanziaria e un trader professionista, tra l'altro un grande formatore, un grande esperto conoscitore della teoria delle onde di Elliot e allora con grande piacere diamo il buon pomeriggio e benvenuto al dottor Michele dottor pellegrino buon pomeriggio benvenuto ciao buonasera buon pomeriggio a Michele, grazie a tutti quanti i telespettatori. spettatori che formazione della per tutti e... Quelli che ci ascoltano. Grazie, grazie davvero per essere qui con noi. Come dicevo, è davvero un onore grazie averla ospite nella nostra trasmissione. E allora, prima di cederle la parola per andare a fare l'analisi che gentilmente quest'oggi offre a tutto il nostro pubblico, come di consueto, io passerei subito eh, a, fare, a vedere cosa succede. E partirei proprio dal comparto valutario. Vediamo quali sono le valute più forti e più deboli di giornata. Vediamo un dollaro canadese quest'oggi che performa un più 2,11%, seguito. Dal dollaro neozelandese che si apprezza dell'1,59% segue l'euro con un più 1,07% dollaro australiano più 0,85% mentre in territorio negativo troviamo il franco svizzero che si deprezza dello 0,03% fino a qualche secondo fa ora invece è ritornato in territorio positivo yen invece negativo meno 1,30% sterlina meno 1,74% infine il dollaro americano eh, si sta deprezzando fino a questo momento del 2,50% andiamo ora a vedere cosa succede invece eh, per quanto riguarda dagli indici, vediamo gli indici europei in netto recupero rispetto alla seduta di ieri. Oggi il DAX guadagna un più 1,59% a quota 12.798, il Fuzzi Mib più 1,45% a quota 20.879. Andiamo a vedere invece eh, quelli che sono gli indici eh, americani, SP 500 più 1,30% a quota 3842, Nasdaq, anche lui si apprezza dell'1,38%, territorio positivo, siamo a 11.935, questa è la quotazione in tempo reale. Vediamo invece cosa succede nel comparto commodities, il gold perde lo 0,19% a 1706 dollari l'oncia, l'argento più 0,93% a 18,58 e, e ancora il VTI si apprezza dell'1,73% e oggi quota 98,22. In questo momento concludiamo la nostra carrellata e eh, possiamo vedere in basso a destra ehm, il bitcoin che è sopra quota 21.000 a esattamente 21.002 e oggi apprezza di 1,56%. Questa dunque era la carrellata per quanto riguarda il comparto insomma in generale di tutto quello che sta succedendo eh, all'interno del mondo finanziario e allora a questo punto io andrei direttamente con il nostro ospite, il dottor Michele Pellegrino per ecco, andare a fare un'analisi un po' più ecco, eh, approfondita appunto proprio di quello che sta succedendo all'interno del mercato finanziario e partirei proprio da Euro-Dollaro, dottor Michele Pellegrino se è d'accordo partiamo proprio di qui sì. che è un po' il leitmotiv sì. di queste ultime giornate eh sì, eh, in effetti eh, il cambio principe in questo momento sostanzialmente è che, ci, eh, che sta guidando i mercati, perché eh, lo sappiamo che il mercato può avere diverse sostanzialmente diverse guide: può essere la guida dollaro, la guida yen, la guida indici. Beh, in questo caso, in questi, negli ultimi periodi, il dollaro si è rafforzato molto, perché si è rafforzato molto. Beh, eh, è chiaro che. Rispetto ad esempio rispetto all'euro, il differenziale dei tassi enormi praticamente che c'è tra noi e gli Stati Uniti sostanzialmente porta a questo apprezzamento fortissimo, no? Certo. nel senso che è sotto due aspetti: l'aspetto dove le loro obbligazioni sono molto più appetibili dei nostri, e in più sostanzialmente perché eh, perché, anzi, riguardo al fatto delle obbligazioni che sono più appetibili, oltre a questo grafico, c'è da far vedere un qualcosa che potrebbe essere utile, magari per chi, eh, per chi segue, eh, voglio dire l'andamento. Qui, come vedi, potete vedere, abbiamo messo l'indice rosso sostanzialmente l'Euro SD va bene, sì. quello nero, sostanzialmente è il differenziale dei tassi no? a due anni. No? Ecco. dei titoli americani ed europei. Che cosa significa? Che quando praticamente scende, no? vuol dire in questo momento che il differenziale è a favore degli Stati Uniti, certo. no? dei titoli americani. E, e se voi ci fate caso, da quando ha iniziato proprio no? a, a parlare di aumento dei tassi negli Stati Uniti, no? E, e, il, 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 il dollaro si è apprezzato perché, perché il differenziale dei tassi è aumentato più aumenta il differenziale dei tassi, più aumentato il differenziale dei tassi, e più come vedete, Euro SD, la linea rossa praticamente continua è a scendere. Giù. Continua a scendere. E quindi ecco, questo prima questo di caso, andare in che... diretta le ho fatto una domanda e mi piacerebbe, insomma, sì. che questa risposta la dia a tutto il nostro pubblico in diretta. Le ho chiesto e sì. ribadisco la domanda: se Euro-Dollaro ha terminato insomma, la sua discesa o ecco, può continuare la sua discesa? No, può continuarla, nel senso che adesso si prevede ancora un aumento dei tassi. Ora dobbiamo capire quanto il mercato ha scontato o, gli Stati Uniti quanto ha scontato questo aumento delle tasse? Perché si parla di uno 0,75% ulteriore, addirittura si parla di un 8,1%. Finché il differenziale rimane, e a meno che la BCE non reagisce, però l'economia europea è completamente diversa da quella Beh, dottor Pellegrino, è notizia ah. proprio di qualche minuto fa: è arrivata un'Ansa dove dice che la BCE è pronta ad aumentare di 100 basis point, e quindi potrebbe magari avere certo. una piccola reazione euro-dollaro da questi prezzi. Quello sì, quello sì, chiaro, ovvio, ma infatti la reazione, la reazione è, è, della BCE è attesa. Perché non è sostenibile più un euro così debole nei confronti della, del, del dollaro. Quindi solo in questo caso ci sarebbe poi un apprezzamento da questo punto di vista. Ecco perché probabilmente dopo questa dichiarazione il, il dollaro un po' a ripiega da questo punto di vista. Ecco, è un, capire, dollaro, però, è un per... dollaro così forte, insomma, può continuare a rimanere così forte? O magari non è proprio comodissimo per l'America avere un dollaro così forte? Non è, no, non è, non è proprio comodissimo. Infatti, loro non è che sono molto contenti da questo infatti... punto di vista. Però, però, il differenziale dei tassi è così ampio in questo momento perché gli Stati Uniti hanno fatto una scelta ben precisa. Uh, Powell ha fatto una scelta precisa nel senso che. Eh, ha deciso di um, entrare insomma eh, con la mannaia e, e quindi aumentare i tassi in modo così violento, possiamo dire no? così certo, deciso certo. per cercare di abbattere l'inflazione. Ora sappiamo tutti che l'inflazione eh, è un'inflazione importata, un'inflazione da costi, e eh, quindi l'inflazione da costi non si combatte con l'aumento dei tassi a meno che tu non provi un calo generalizzato della domanda aggregata ma come lo provi questo calo della domanda aggregata? lo provi distruggendo l'economia certo. infatti gli le Stati Uniti hanno avuto per due o tre mesi consecutivi il pil negativo ora la, la situazione sta leggermente aumentando l'inflazione sta aumentando l'inflazione coro leggermente eh, l'inflazione coro per chi non la conosce ma per tutti è quella depurata dai pezzi dell'energia, del cibo mentre l'inflazione generalizzata Invece, aumentate ha superato il 9%. Quindi, certo. cosa vuol dire questo? Vuol dire che non ha fatto più di tanto da questo punto di vista l'aumento la, dei tassi in Europa. Eh, L'inflazione si sta mantenendo alta, ma si sta mantenendo eppure in Europa, finora, non c'è stato nessun aumento dei tassi. Quindi, esatto. eh, 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 questa, eh, diciamo, io voglio un attimo eh, posso dire? cercare di far capire che eh, non è automatico. Ciò che si dice è ciò che avviene. E non è, cioè, io aumento i tassi e allora raffreddo l'economia. Perché l'aumento dei tassi deve portare a un raffreddamento dell'economia. Certo. In realtà, in questo caso, non stanno cercando di raffreddare l'economia perché l'economia stava appena partendo no? dopo la pandemia. Qui eh, stanno cercando proprio di, di distruggere, tra virgolette, perché loro hanno fatto questa scelta ben precisa. Preferisco avere una recessione, ok? È piuttosto che un'inflazione elevata però l'inflazione sta continuando ad essere elevata, proprio per questo motivo qua, scenderà nei momenti in cui, in cui avranno abbattuto la domanda aggregata certo. e quindi anche eh, eh, l'inflazione da costi scenderà perché le aziende non si approfiggeranno più di materie prime Sostanzialmente certo, quindi dottor Peregrino possiamo dire insomma, sì. che la strada per la recessione oramai è tracciata eh beh, se loro continuano a, um, ad aumentare i tassi in questo modo sicuramente, sicuramente il PIL uh, non si riprenderà, non si riprenderà anche se l'economia americana è abbastanza, abbastanza solida e loro giocano molto su questo fatto perché il mercato del lavoro oh, glielo consente ma entro certi limiti perché certo. poi dopo andando avanti eh, comunque fino al 2,75 loro hanno margine ancora e eh, quindi io credo che un altro punto lo faranno sicuramente d'aumento. Allora, Poi dobbiamo vedere dopo. Certo. E allora, attenzione dunque sì. sul cambio principe-euro-dollaro: come avete potuto sentire, insomma, sì. eh, non ci sono eh, belle sì. notizie all'orizzonte, tutt'altro. Allora, io no, intanto, eh, dottor Pellegrino, eh, passerei se lei è d'accordo anche a dare uno sguardo a quello che è l'indice tecnologico. Anche qui, insomma, vorrei soffermarmi un attimino e avere una sua analisi con quella che è la teoria che lei tanto eh, conosce, ovvero la teoria delle onde di Elliot. Sì. Ecco, cosa dice sì. la teoria delle onde di Elliot? Su NASDAQ. Ma il NASDAQ è praticamente in una fase correttiva. Eh, come potete vedere, qui ho tracciato un triplo 3, okay? dove praticamente ancora il target sul triplo 3 non è stato raggiunto. Eh, sul doppio 3 praticamente eh, l'abbiamo toccato, un primo target, e poi il mercato ha avuto una reazione sostanzialmente, però non sufficiente da questo punto di vista e quindi molto probabilmente, come potete vedere, chi conosce, no? qui c'è un primo tre, ok, dopodiché c'è. Ecco, son... mentre lei Onda traccia il... le linee, chiaramente le sì. onde di Elliot, vorrei appunto sì. ricordare che all'interno della nostra piattaforma digitale eh, questo lo dico a favore di pubblico, che eh, tutti coloro che ci stanno seguendo possono eventualmente eh, interagire direttamente con lei potendo, volendosi eh, appunto iscriversi al corso, al programma che lei tiene all'interno della nostra piattaforma digitale. Formazione ideale per tutti, quindi come vedete all'interno del sito trovate tutte le informazioni. E attenzione perché per tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, a fine trasmissione ci sarà davvero una grande sorpresa che appunto il dottor Michele Pellegrino farà tutti quanti e pertanto continuate a seguirci era giusto una piccola parentesi dottor Pellegrino per ricordare anche sì. del suo corso eh, che appunto all'interno della nostra piattaforma digitale possiamo ritornare sulla sua piattaforma e andare a vedere insomma sì. il Nasdaq Stavo dicendo, quindi eh, grazie Michele, abbiamo l'onda W no? l'onda X, l'onda Y onda, eh, di nuovo l'onda X e poi l'ultima onda che sarebbe l'onda Z, sono strutture correttive a tre sostanzialmente certo. e, e se andiamo a vedere praticamente l'onda l'onda W rispetto ad onda l'onda uh, Y rispetto ad onda W finisce no? a 1, 1, 2, 3, 6 noi la chiamiamo i, i colleghi cioè stessa gamba su modo, no? l'ultima gamba onda, onda Z rispetto ad onda W ancora non ha raggiunto un target adeguato. Ma questo è anche, è anche frutto sostanzialmente della situazione che si è verificata anche sui mercati finanziari. Certo. Perché l'aumento dei tassi di, di interesse eh, naturalmente ha portato, eh, a parte che la, eh, poi parleremo magari la prossima volta della curva che in questo momento è invertita e quindi è sinonimo. sinonimo. Eh, in genere mh, è quando la curva si inverte Piatta, diventa piatta un po' anticipa, fassi recessive, no? nella storia è sempre così, poi certo. ne parleremo la prossima volta. Ma al di là di questo oh, la, 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 il problema del, dei, degli indici è che nei momenti in cui no, diventano appetibili no, il comparto obbligazionario, anche se c'è l'inflazione che poi lo rende un pochettino un po' così, fa no? sì. perdere in termini reali è chiaro che vi è uno spostamento no, degli investimenti dall'azionario all'obbligazionario.